se vi disturbo, ma mi potete spiegare che cos'è questa mostra a cui abbiamo partecipato? Perché ci sono cose molto interessanti, molto particolari, anche per persone come me che non sono degli intenditori, ma la sensazione a vedere queste opere è una sensazione molto, molto particolare, molto viva in sostanza. Diciamo che è una mostra di fine corso e non solo, perché si è portato cose fatte durante questo corso e anche cose fatte precedentemente. Ecco, mi ha colpito quando sono entrato questo il titolo. Ceramica. Questa ce lo racconta la Ceramica. Francesca. No, non era mia veramente, l'idea non è stata forse più di Perla. L'aveva segnato sulla rubrica del telefono. Io ho segnato sulla rubrica del telefono. Ceramiche, nel senso le amiche della ceramica, per cui da questa cosa è venuta fuori l'esperienza delle amiche e i numeri di telefono per scambiarsi le notizie, l'aveva segnati così e ci è piaciuto l'idea, da tanti titoli si era tirato fuori. Ecco, e invece e Roberto Ceccherini com'è entrato poi in tutto questo meccanismo? Diciamo per caso, come succedono le cose nella vita. Nulla, fui contattato 2 anni fa, forse 2 anni e mezzo, dal segretario, dal segretario appunto di questo laboratorio, laboratorio pittori per l'affresco che poi in effetti l'affresco attualmente non viene fatto. No? Il fuoco sotto la brace, come si suol dire, perché in questi periodi purtroppo i corsi d'affresco non si sono potuti fare non avendo più le strutture, le aule giuste, e il fuoco sotto la brace che sta facendo andare avanti il laboratorio è proprio la ceramica. Si spera però intorno a questo laboratorio Tintori. Laboratorio Tintori perché è proprio predisposto per scuola per avere la didattica sia dell'affresco, della pittura murale che della ceramica artistica. Sì. Oltre poi alla ricerca per quello che riguarda il restauro. Perché c'è da dire appunto che Leonetto Tintori, oltre a essere un famoso grande restauratore d'affreschi, era anche un ceramista eccezionale. Ci sono appunto le opere di Leonetto Tintori ancora esposte nello spazio, nel parco, diciamo, nel verde di questa casa, insomma, che testimoniano il suo lavoro anche in questo campo, e sono opere veramente, insomma, geniali, alcune geniali io le definisco, perché con delle intuizioni tutte personali, sia nella pittura. Lo vedo male. Sai, ce l'hai visto il senso? Cioè, no, perché lo vedo a te. No, si riferivano al fatto che stavo per distruggere una ceramica. Questo per garantire una sorta di intervista on the road, fatta molto aperta in sostanza. Si rompe. Si diceva prima, abbiamo visto questo modello di una stella, sì, importante, e verrà poi, ci vuoi spiegare come funziona? Diciamo, questo è stato l'impegno del corso di quest'anno, sia di progettazione che di realizzazione di questa stele, che verrà poi installata in uno spazio pubblico e che è stata fatta proprio per commemorare il centenario della nascita di Leonetto Tintori. Che si diceva prima è stato molto più conosciuto all'estero che non in Italia spesso. Come spesso succede. Perché io vi posso dire che è la prima volta che sento parlare di Vainella. Io pensavo che fosse un posto nell'Alta Italia, sperduto in qualche valle, invece mi viene detto che è a Prato, sì, vicino a Figline di Prato, sì, vero? Sì, è una è la località, via di Vainella, sì, insomma. Sì, ma c'è il paesino poi. C'è proprio il paesino. Quella via di Vainella non si deve via per andare alla casa. C'è un altro paesino, ancora io non l'ho scoperto. Piccolino, scusa. Delle case insieme. È un borghetto, sì, non c'è neanche E per noi è un posto magico, perché ci sta questa Leonetto era un magico veramente. Voi lavoravate già nel laboratorio quando ancora era. Io ho conosciuto Leonetto, ho fatto il corso d'affresco con Leonetto, sono stata proprio sua. Era aperta fino al 26 maggio. Sì. Bene.